amici di Samo, ospite questo pomeriggio della nostra radio web, il comico Mario Zamma. Benvenuto a Tutto Samo Style. Buongiorno a tutti e grazie di queste belle parole, che posso dire. Come diceva il caro amico calabrese che fu purtroppo passato a miglior vita, il grande... Ah, che belle parole! Luciano Rispoli, Luciano che era Rispoli, sì. Da me stato indignosamente e anche irriverosamente a volte ricordato, però lui mi aveva molto nel cuore, era un grande affettuoso, che un grande calabrese doc, io lo voglio ricordare attraverso queste belle parole. Ma che belle parole! Infatti, ce lo ricordiamo con grande affetto. Tra l'altro noi l'abbiamo presa in un momento che lei sta per fare le prove, perché domani... Sì, no, noi siamo in realtà, il vero debutto è questa sera, perché domani è il debutto ufficiale con la stampa, con tutti i VIP e quant'altro, però per quanto riguarda noi attori il vero debutto è questa sera, che c'è una vera e propria anteprima, quindi noi andiamo in scena per la prima volta questa sera. Bene. E quindi sono nei pressi del teatro, dove alle 3:15 cominceremo di nuovo le prove per essere in perfetta forma poi questa sera. Certo che il titolo di questo spettacolo è tutto particolare, magniamose tutto, cioè... Ma no, ma perché dice tutto in realtà, prima che se lo mangino loro è meglio che ce lo mangiamo noi, no? Visto che si stanno mangiando tutto, più allora è meglio fare prima noi, sennò poi va a vedere che poi puoi morire con quel pensiero che non ti hai risolto tutti gli sfizi, almeno dal punto di vista culinari, se si può usare anche un eufemismo di doppio senso. Certo, ci saranno tanti personaggi accanto a lei, Martufello. Sì, c'è Martufello, c'è Pamela, quest'anno c'è un grande ritorno, quello di Valeria Marini, dopo tanti anni, ritorna a calcare di nuovo i palcoscenici del Salone Margherita, che tanto lustro e tanta importanza, e diciamo che il grande debutto lo ha fatto con noi tanti anni fa. Ma e quindi noi siamo ben felici di riaccoglierla a braccia aperte. Certamente. Baci stellari, come direbbe lei, baci stellari, carino, vero? Me la ricordo io. Che poi mi sembra un po' cambiato, nel senso che le nuove generazioni non fanno tanta satira rispetto alla vostra generazione. Ma non è una questione, io credo che magari ci siano anche ragazzi che fanno satira, che oggi diventa sempre più difficile farlo in un paese che ormai è antidemocratico, e quindi un paese che non ha più spazio per un momento di cultura come quello della satira, che impreziosisce noi tutti, sia un paese molto povero, tutto qua. Pensa che forse sono diventati molto permalosi i nostri politici? No, io credo di più, qui si tratta di diktat, non di permalosità. C'era gente che noi abbiamo combattuto in passato, perché chi fa la satira in realtà combatte il principio di chi sta lì e amministra, ma equidistantemente rimane lontano da entrare in faccende personali, ma parlando dei fatti. Oggi non si può parlare nemmeno più dei fatti, quindi io parlerei di diktat di altro tipo. E lei come si è avvicinato al mondo dello spettacolo? Ma io sono un bambino prodigio, io ho iniziato a cantare all'età di 5 anni, quindi parliamo di 45 anni fa, questa è una cosa normale, però io 45 anni fa, a 5 anni, cantavo le canzoni dei grandi. Quello che fanno oggi in televisione di grande successo, e sembra che sia una cosa, io lo facevo 45 anni fa, pensa quanto avanti sto. Infatti, lei ha interpretato diversi personaggi, dal grande Antonio Di Pietro, Carmo La Sorella, ecco, a chi ha perso? Beh, il primo è stato, la mia prima grande maschera è stato De Mita, che allora era il presidente del Consiglio e l'uomo più potente d'Italia. Poi da De Mita ho fatto tante cose, che ho giocato con l'italiano in maniera straordinaria, perché De Mita si prestava al doppio senso con... il suo canto da Magna Grecia, insomma, poi l'ho riversato anche su Di Pietro e tanti altri personaggi come Prodi, Carmen La Sorella, Simona Ventura, Bottiglione, Prodi e tanti altri. Vorrei sapere, secondo lei, qual è stato il personaggio più imitato, che le ha dato più soddisfazione o che le diverte di più imitare? Guardi, intanto quello che mi piace più fare è sempre il prossimo, il futuro, perché poi le mie non sono imitazioni ma sono caratterizzazioni. Poi io, quando mi diverto a prendere tra virgolette per il culo un politico e sì, si incazza, vuol dire che sono andato a segno, nel senso, sempre rimanendo nelle logiche delle attenzioni per quanto riguarda mai essere volgari
e conservando sempre il limite di pudore che possa andare nelle situazioni. Però quando vado a fondo vuol dire che qualcosa ha funzionato. E il primo a divertirsi nelle caratterizzazioni devo essere io, se no vuol dire che la cosa non mi piaceva abbastanza mentre la facevo, ma era un lavoro su commissione, mentre quasi tutte le caratterizzazioni che io ho fatto nel corso degli anni sono delle mie indicazioni all'interlocutore, al regista con cui abbiamo lavorato. Noi sappiamo che lei è impegnatissimo, allora ricordiamo l'anteprima questa sera e poi da domani è al via il Sì, tour. io ho dovuto tra l'altro appena interrompere un altro lavoro che io ho debuttato un mese fa qui al Teatro della Commedia con una bellissima commedia che è Tre papà per un bebè con Alessia Fabiani, Nicola Canonico e Giuseppe Cantore che stiamo portando in giro per l'Italia dopo le 3 settimane di grande successo al Teatro della Commedia. Ho interrotto adesso la tournée che riprenderò a fine Bacalino quando il 5 febbraio avrò finito questa bellissima, speriamo, di nuovo esperienza con i vecchi amici del Bacalino, con Pingitore e tutti quanti, per poi andare in giro sia con diciamo con la compagnia del Bacalino, perché prevede che noi andiamo, finito il Salone Margherita, che a Roma andremo in giro anche per l'Italia e chissà che non ci venga anche nella bella Calabria, come è successo l'anno scorso. E poi riprenderò anche la tournée di Tre papà per un bebè che mi vede protagonista in questa bellissima commedia. Allora, nella speranza di vederla il prossimo anno qui in Calabria, ci risentiremo sicuramente presto. Le auguriamo un buon lavoro e in bocca al lupo Va per il suo bene, lavoro. va bene. E glielo dico alla calabrese, ma a Dolorina mi raccomando non seguite perché è tutta roba fatta con l'ernia, col sudore vero. Grazie, signor Come direbbe Zampa. un vero calabrese, buon lavoro e grazie dell'attenzione. Grazie a lei. A presto, Buona vita a arrivederci. tutti, ciao ciao Salve. ciao ciao.